bentrovati con un nuovo appuntamento. Oggi abbiamo di nuovo il piacere di riascoltare Rosmi. Rosmi, eravamo rimasti... Ciao, ciao! Ciao Rosmi, tutto bene? Ciao carissimi, ciao, sì, tutto bene. Allora, ti avevamo lasciato con tra nuvole e sole, quindi un po' di nuvole e un po' di sole. Adesso è arrivato il sereno, vero? Un istante di noi. È arrivato un istante di noi che è comunque molto positivo, alla ricerca di quel qualcosa che ci fa star bene, no? Tra nuvole e sole è stato molto apprezzato per la sua originalità, vero Rosmi? Assolutamente sì, soprattutto perché aveva una valenza molto sociale, quindi... Infatti. Questa cosa è stata vista in maniera positiva e fino ad arrivare a oggi, con una forza diversa, esce un brano che secondo me è molto più di qualità e soprattutto molto più radiofonico. Allora, un istante di noi. Innanzitutto vogliamo dire agli ascoltatori che è prima classificata del premio Mia Martini, quindi tantissimi sì. Auguri! Grazie, un'anteprima questa! Sì, è andata benissimo, il 22 ottobre c'è stata la finalissima, sono stati mesi da maggio, guarda, che è partito questo premio Mia Martini, questo percorso, e quindi che mi ha portato ad arrivare alla finalissima, che eravamo in sette, e da lì non ci speravo, però sentivo in cuor mio che qualcosa di strano stava succedendo, no? E dopo l'esibizione, insomma, ho sentito a pelle che la cosa era andata benissimo, e in effetti la giuria, giurati importanti come Franco Fasano, la signora Bigazzi, e autori del talent come Luca Napolitano, Fabio Curto, Tania Borgese, erano in giuria, e insomma la votazione è stata fatta, insomma, a farmi vincere, e sono stati io li ringrazio. Abbiamo portato una vittoria a casa. Allora spieghiamo. Per non dire del premio speciale che poi mi hanno dato, e questo devo ringraziare chi mi segue, il pubblico, perché mi hanno dato il premio speciale miglior brano radiofonico, che comunque era dettato di questi 2-3 mesi radiofonici del premio Martini, che comunque mi hanno dato la possibilità di farmi votare dal pubblico, di scegliere poi il brano più radiofonico. E hanno scelto il mio, un istante di noi. Allora ringraziamo tutti, la giuria, chi ti ha votato, chi ti ha irradiato, chi ti ha ascoltato, e il pubblico. Grazie. Per quello che poi alla fine è diciamo che il nocciolo, arrivare al pubblico. E quindi la cosa più importante, arrivare alla quella, gente. Ecco. Ecco perché l'importanza di voi, l'importanza delle radio è arrivare a chi ascolta e in qualche modo, no? Allora, spieghiamo questo Dimmi brano. Esatto. Come nasce questo brano, istante di noi? Guarda, nasce, diciamo, secondo me dal nulla, perché non era in cantiere, però ho conosciuto questi autori importanti che sono Luca Sala, autore di Non è l'inferno di Aldo Marrone, Giulio Iotti, e il grande Chicco Palmosi, che è un produttore dei Modà e nonché arrangiatore del brano, e con loro abbiamo fatto una collaborazione molto intensa, molto carina, siamo partiti dal niente per poi arrivare a un istante di noi che secondo loro dice Mizzega, alla fine ci siamo riusciti, abbiamo fatto una bomba secondo noi, e quindi l'abbiamo lanciata come singolo e sta andando bene, mi sta andando, come vedi, soddisfazione già da subito, e ne sono orgogliosa di questo. Dove l'attesa di quel momento di festa presuppone sempre una speranza. E brava, sì, perché in realtà, allora, io questo brano è nato in quanto, essendo io lucana di origine, ma vivo a Milano, quindi vengo da un posto tranquillo, la quiete assoluta, alla città caotica, frenetica, e questo passaggio comunque mi ha fatto riflettere, perché dico anch'io sono diventata un po' come tutti i milanesi, no? Che si corre, si fugge, si lavora, ma a un certo punto dico, quando si stacca la spina, no? E ci si ferma, ci si sofferma sulle cose belle, no? Sui piccoli gesti, piccoli momenti, e allora mi è venuta in mente questa metafora, che è la domenica, cioè la settimana intesa come la routine, e la domenica che non è altro quel giorno in cui uno si rilassa totalmente da tutto e quindi può trovare quel qualcosa di buono che c'è in noi, no? Eh sì, il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi, avevamo citato prima, che sì, non lo sapesse. Sì,
brava, brava, sì, manca farla apposta, è attaccato poi il mio, il nesso era proprio quello, mi sono un po' rifatta al testo di Leopardi, che adoravo all'epoca quando andavo a scuola, quindi. E beh, questa attesa, poi la speranza e il successo che è arrivato, tra Nuvole e Sole è arrivato il successo col premio dei Mattini. È cambiato qualcosa da allora ad oggi, Rosmi? È cambiata la responsabilità che ho col pubblico, ovviamente, perché più si ottengono delle cose e più tu devi dare, e quindi l'idea di dover dare sempre di più e la forza di farmi andare avanti, questo è importante, in effetti sono più, diciamo, sono più forte e ancora più determinata, ecco. Bene, quindi vuol dire niente riposo, Rosmi, in continuo movimento. Brava, niente riposo, in effetti tutti mi guardano e dico, ma sei dimagrita un pochino, Insomma, abbastanza. Beh, il lavoro e quindi anche, diciamo... No, e che poi, però sono... ripeto... sono adesso sulla lavorazione già del prossimo brano, quindi noi che facciamo questo lavoro, diciamo, pensiamo già oltre, no? Vediamo le cose in anteprima. Sono delle belle soddisfazioni, chi semina, 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 prima o poi nella vita qualche frutto. Brava, bella cosa, per me è stata una grande soddisfazione, perché ripeto, io sono arrivata qui con le mie forze, con la mia caparbietà e tanto studio, e quello mi ha portato ad essere oggi quella che sono, quindi questa cosa è una grande soddisfazione per me in prima persona. Beh, siamo contenti anche noi, perché tutti gli artisti, il lavoro che c'è, è un bel lavoro, difficile, poi soprattutto nel mondo d'oggi, nel mondo artistico, assolutamente oggi, sì, e soprattutto molto più difficile far, diciamo, arrivare o farsi notare, e quindi c'è un lavoro molto... Cosa farai adesso, oltre al cantiere, che c'hai altri brani di questo qua, fare qualche... Guarda, live? Questa cosa del premio Mia Martina, a parte che di questo adesso c'è il videoclip che è uscito subito dopo la conoscenza della vittoria del premio, quindi il 23 è uscito già in anteprima sulla mia pagina Rosmi YouTube, dove si può vedere proprio il videoclip che io ho un co-protagonista insieme a me, che è Rosmini, Michael Rosmini, che non è altro che Miss Italia 2013, quindi c'è un bel da vedere, no? E c'è questo gioco a scacchi tra me e lui, che alla fine porta a dire ok, basta giocare, basta sfidarci nella vita, dobbiamo pensare non al gioco ma ai giocatori, no? Quello è quello che conta, insomma il video è un po', questo è il tema. E poi farò grandi cose, adesso col premio Mia Martini mi stanno mandando in varie ospitate come ospite importante, uno per esempio il 7 dicembre, dove in onore di Pino Mango si farà questo grande evento nazionale e sarò tra gli ospiti, tra cantanti importanti come vincitrice del premio. Bene, questo bene. Mi rende orgogliosa, grazie. E beh, saranno delle belle esperienze. Rosmi, io ti ringrazio di essere stata di nuovo con noi e che questa sia la prima di una lunga serie di tante soddisfazioni. Io lo spero, guarda, io lo so che poi le radio mi portano fortuna a me, tutte le volte che una radio mi dice io il grande soddisfazione, uff, succede qualcosa. E ti ho lasciato con un in bocca al lupo e ti ritrovo vincitrice, quindi... Ma no, attenta a quello che dici, brava. Che dirti, Rosmi? Sono davvero felice. Tutte le soddisfazioni possibili e immaginarie che possono essere nel campo artistico, alla fine l'importante è essere soddisfatti dopo una semina fatta bene. Assolutamente, è certo, è vero, non hai torto. Mai fermarsi, mai abbattersi. Comunque vada, l'importante è la soddisfazione personale, di essere, esatto, riuscita in qualcosa. In, ecco, qualcosa, esatto, esatto. Ti ringrazio, Rosmi. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacio grande e alla prossima! Alla prossima e chissà, con qualche altra novità, mai dire mai! Mai dire mai, ma io vi lascio con un istante di noi, giusto? E certo, ascoltiamo un istante di noi, ascoltate un istante di noi, un bellissimo brano che comunque è attuale con i problemi della vita reale, quotidiana, quindi un bel brano da ascoltare. Allora Rosmi, dite tu agli ascoltatori, ascoltate un istante di noi. Ascoltate un istante di noi, andate a vedere su YouTube e sulla mia pagina www.rosmi.net. Un istante di noi. Ciao Rosmi, un bacio. Ciao bella, grazie, sempre dopo. Ciao.
Quando il mondo ti sembra distante, resti ferma e fai finta di niente. Quando spegni la luce ti trema la voce, tutto intorno tace. Quante cose che abbiamo in comune, basterebbe soltanto capire. Tu che parli io resto, tu parli io sento, ti sento. Ora che siamo occhi negli occhi, solo un gioco di sguardi e mani che si cercano. Sembra quasi non finire mai un istante di noi dentro un'altra domenica. Sembra quasi non finire mai questa notte magnifica, mentre tutto si amplifica. Vivi come se non fosse mai un istante di noi. Quando senti gridare nel petto le parole che non hai mai detto, e cancelli ricordi e ricordi ogni gesto, e anche il bacio più insignificante ad un tratto diventa importante. Sotto un cielo di carta si accende una stella, la nostra. Guarda come brilla su di noi. Sembra quasi non finire mai un istante di noi dentro un'altra domenica. Sembra quasi non finire mai questa notte magnifica, mentre tutto si amplifica. Quanto ancora forse non lo sai, ma stringimi consumando i miei brividi. Stiamo lontani da questo inferno così. Vivi come se non fosse mai un istante di noi, ma un'eterna domenica. Di noi.